Corleone non è certo un terreno semplice per lei, però? Però è un terreno nel quale abbiamo condotto battaglie che però hanno, come dire, un sapore antico, perché la battaglia per la legalità, i diritti, il contrasto alla mafia a Corleone hanno una tradizione ormai secolare, dai sindaci socialisti a Rizzotto, a tanti, alla Torre, e quindi in qualche modo si ripropone una tradizione che ha avuto nel tempo, ha conseguito grandi risultati. Noi speriamo che questo sia anche un grande investimento di ricostruzione politica, economica e anche sociale. La presenza di Bersani a Corleone è un grande segnale per noi corleonesi, perché abbiamo combattuto la mafia, la stiamo continuando a combattere, e questo è un esempio delle cooperative che ci sono state e che ci sono in questo periodo. Ovviamente sono d'accordissimo con Bersani quando non si può assolutamente dire che la politica è uguale alla mafia. Sicuramente ci sono delle differenze grandissime, e quindi dico la presenza di Bersani è un grande segno ed è testimonianza del fatto che lui insieme a tanti altri stanno cercando di combattere la mafia. Lavoro e legalità, e queste sono le due parole che ho voluto, diciamo, scegliere per titolare questo giro che ho fatto con grande soddisfazione, con grande incontro di gente, di popolo, che si chiude qui a Corleone. È un posto dove affidiamo la riscossa a Pippo, che è una persona per bene, che la gente conosce, e che porterà a chiudere una parentesi di 10 anni qui, che c'è stata qui e in altri luoghi, perché adesso è ora di ricominciare. Gira anche un vento di un'antipolitica, di una rabbia contro tutto e contro tutti, ma gira anche un vento buono di riscossa, di rivincita, di libertà, di concretezza, di onestà, di pulizia, di civismo. E noi come PD vogliamo metterci a servizio di questo, anche nei luoghi più difficili. Oggi qui a Corleone è venuto Bersani, lei l'ha portato in un posto particolare, perché? Perché questa è una casa confiscata ai boss, diciamo, del vertice di Cosa Nostra, alla famiglia Rina. E oggi invece è sede di una cooperativa che lavora nelle stesse terre confiscate a Rina e Bagarella, e dà un grande segnale di speranza e di ricostruzione. Noi nel tempo abbiamo sostenuto queste esperienze che sono in qualche modo, come dire, nate con noi, e intendiamo rilanciarle con un progetto di respiro nazionale. Ma lei è di Corleone? No, io sono di Tavarnella, in provincia di Firenze. Ma ci fa qua? Noi siamo fare volontari qui alla cooperativa Lavoro Non Solo, e questo è il terzo anno che veniamo qui. Oggi è arrivata anche Bersani e ci ha fatto molto piacere, soprattutto non per noi, ma un riconoscimento alla cooperativa che è tanti anni che opera qui a Corleone. E devo dire che noi siamo molto orgogliosi di fare questa esperienza.